La storica coppia torna a parlare di Ilenia al Maurizio Costanzo Show. Era la fine di dicembre del 1993 quando una giovanissima Ilenia Carrisi scomparve da New Orleans, la città in cui risiedeva in compagnia di amici. A distanza di 25 anni i suoi genitori Albano e Romina Power non si rassegnano che la loro primogenita possa essere morta, anzi la cantante statunitense è più che convinta che sia ancora viva. Romina Power è certa che Ilenia è viva e si faccia chiamare Suzanne. Ospiti al Maurizio Costanzo Show. La settimana scorsa Albano e Romina hanno parlato tanto della loro figlia affermando che per loro è viva. In questi anni sono state tantissime le segnalazioni e speculazioni sul destino di Ilenia Carrisi. La sua scomparsa avvenuta nel 1993 ha segnato il destino dei due cantanti che dopo quel tragico avvenimento si sono pure lasciati. La ragazza si trovava in una camera d'hotel con un certo Alexander Masachela, trombettista di strada. Su questa storia l'uomo è stato interrogato diverse volte insieme ad altre persone. Secondo la storica coppia, invece, Ilenia avrebbe fatto tutto da sola senza nessun complice e da quando è sparita nel nulla si farebbe chiamare Suzanne. Le dichiarazioni di Romina Power sulla primogenita Ilenia. Nel salotto del Maurizio Costanzo Show, Romina Power è tornata a parlare di Ilenia Carrisi, la primogenita scomparsa da quasi 25 anni. Fino a prova contraria, Ilenia è viva, e vale per tante altre ragazze che spariscono all'improvviso in ogni parte del mondo. Non riesco a capire come sia possibile che si riescano a fare le cose più impossibili come curare malattie terribili. Ha dichiarato l'ex moglie di Albano, che ha mostrato tutta la sua rabbia per le istituzioni di New Orleans che non fanno nulla per cercare tutte queste ragazze scomparse.